È stato uno dei miei più grandi amici, lo è tuttora. Addirittura un anno si candidò per fare il sindaco a Bucarest, va bene? E mi chiese di andare lì per fargli la campagna elettorale. Io ho detto, ma lo sanno i rumeni che se, qui di Bucarest, che se diventi sindaco è un disastro? Dico io, per cui, e lui mi diceva, no, devi venire perché... E ci andò vicino, rischiò anche di essere eletto. Secondo me è stato un bene per i cittadini di Bucarest, e lui era un giocatore che, come posso dire, poteva giocare sia da fondo campo sia a rete, era molto funambolo, aiutato da quello che dicevo prima, cioè da queste gambe straordinarie, ma soprattutto era uno che faceva degli show in campo terribili. In campo a Wimbledon si lamentava che piovigginava, non c'era ancora il tetto a Wimbledon, che piovigginava, per cui voleva far interrompere la partita. E allora, dato che c'è stato questo famosissimo giudice arbitro di Wimbledon, che era Capitan Gibson, una persona integerrima, una persona militare che non dava retta a nessuno, lui a un certo punto andò in tribuna, prese l'ombrello di uno spettatore, entrò in campo e si mise a giocare con l'ombrello. Immaginate quello che è successo davanti al Royal Box con qualcuno della famiglia reale. Insomma, questo era Anastase, grande giocatore. Grande giocatore, era un piacere vederlo giocare. Ancora oggi, fino a un anno, 2 anni fa, abbiamo fatto qualche esibizione insieme e è sempre un piacere rivederlo e anche ricordarci dei momenti bellissimi che abbiamo vissuto insieme.